Ciao ragazzi, dopo essere stato espulso dalla IFBB, Robbie Robinson è emigrato in Europa. Oggi ci racconta come è vissuto nel quartiere Luci Rosse di Amsterdam. Appena arrivato a Zoetermeer, faccio una passeggiata e vedo tutte queste belle donne in vetrina. Praticamente nude e molto sexy. Non sapevo cosa fosse un quartiere a luci rosse, ma cominciavo a capire cosa avevo intorno. Ero sbalordito. Pensavo, wow, dove cavolo sono finito? A un certo punto una signora si avvicina alla vetrina e mi invita a entrare. E io chiedo, dici a me? E mi guardo intorno. Lei apre la porta e mi dice, entra. Io entro e lei dice, togliti i vestiti, fammi vedere come sei fatto. Mi tolgo i pantaloni e la maglietta e lei mi dice, voglio che mi accompagni tutti i giorni quando vado a depositare i miei soldi in banca. Da quel momento, ogni giorno, ho accompagnato quelle ragazze che lavoravano nel quartiere a luci rosse alla loro banca. Loro mi davano 50-100 fiorini. Così ho cominciato a guadagnare un po' di soldi per mantenermi. Eri sicuramente la guardia del corpo col fisico migliore di tutta Amsterdam. Esatto.